tempo fa c'era un regno chiamato Kallomir, una terra di gente felice in cui non c'erano guerre e i bambini erano sempre educati e rispettosi, non solo quando chiedevano la cioccolata. Il monarca di quel reame, Re Pellegrino, era saggio e giusto e tutto sommato un tipo a posto. Amante della filosofia, della letteratura e delle foto di gattini, era un re illuminato. Nella sua cerchia, però, c'era un mago di corte. Un uomo brillante, ma senza scrupoli, di nome Zarok. Invece di limitarsi agli oroscopi e ai palloncini a forma di animali per cui lo pagavano, Zarok iniziò a condurre orribili esperimenti coi corpi dei morti. Ovviamente la gente spesso è permalosa quando si tratta dei corpi dei suoi cari estinti. Perciò non passò molto tempo prima che il re scoprisse tutto e bandisse lo stregone dal regno. Zarok se ne andò nelle terre selvagge e si mise a perfezionare i suoi esperimenti, a covare rancore e ad allenarsi nella risata diabolica. Infine, con un esercito di demoni ai suoi ordini, decise di sottomettere Kallomir al suo dominio. Il capitano della Guardia Reale, Sir Daniel Fortescue, condusse in battaglia la milizia contro quell'orda diabolica. Ancora oggi i menestrelli cantano di come si lanciò alla testa della carica contro la malefica moltitudine, di come gli invasori cadessero come grano sotto la falce e di come infine, seppur mortalmente ferito, si abbatté sullo stregone infernale e lo distrusse. Certo, non è che siano canzoni con dei grandi arrangiamenti, ma a quel tempo la gente non badava tanto al posto in classifica. Fu così che Daniel Fortescue passò alla storia, l'eroe di Kallomir. E venne nel regno un'era di pace, armonia e vini di qualità a prezzi bassi. La tranquillità durò 100 anni, ma infine il mago ritornò. Ha 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 ha
la cripta di Dan, il miglior posto in cui cercare un Dan morto. Oi là, Fortescue! Finalmente! Vieni, alzati! Abbiamo da fare! Ehi, ehi! Calma, amico! Tra mia gente trattiamo ospiti con cortesia! Specialmente se stanno 100 anni! Chi sono io? Amico mio, devi sentirti onorato! Di solito i cadaveri, loro testa piena solo di vermi! Invece tu, ahimè, Al-Zalam! Glorioso genio di principe sultano Razim il Ribaldo! Nobile protettore di... Dubiti di me! Lo leggo in tuo occhio! Ebbene, è vero! Noi geni di solito siamo chiusi in lampade. È male, è molto unto anche. Ma è molto peggio, ti dico io, quando mago malvagio ti inganna e ti intrappola in cranio di cavaliere codardo! Oh, che puzza! È peggio di perizoma saraceno! Tu insinua che io mento! Tra mia gente saresti frustato con gatto a 9 code! E noi siamo allergici a gatti, perciò è punizione terribile! Ma va bene, se tu sei troppo impegnato a restare morto, staremo a guardare Zarok che distrugge di nuovo Gallumir! Oh, almeno ricordi Zarok? Sì, quel pazzo è tornato dall'esilio! È maestro di magia nera, fa risvegliare morti, fa diventare malvagi i buoni! Rovina questa terra più veloce di cacciotta di yak lasciata vicino a stufa! Perché torni tra vivi? Forse per sua magia, o forse destino. Destino ti dà possibilità di redimerti, rimediare a tua morte da codardo. Sì, sì, ero lì in quel terribile giorno. Ho visto te restare indietro a fingere di allacciare stivali e finire colpito da prima freccia vagante. Ah, mai credere a propria pubblicità. Sei solo codardo seppellito come eroe con povero genio in sua testa. Coraggio! Io so che in fondo tu è tipo tosto! Possiamo farcela! Io sarò tua guida! Forse questa volta noi davvero sconfiggiamo lui! Suoi uomini ucciso te! Sua magia ha maledetto me! Insieme lo schiacciamo! Liberiamo me! Facciamo di te vero eroe! Eh? Bene, bene, bene! È tornato! Il vecchio Sir Daniel Fortescue, l'eroe di Gallumir, che perse un occhio e la vita sotto la prima freccia. Reso eroe dalle nebbie del tempo. Incredibile cosa possono fare un po' di PR. Ora, il capriccio del fato gli ha dato un'altra possibilità di rimediare al suo passato ignobile, di sconfiggere Zarok e rendere vera la leggenda. Non ci conto molto. Comunque... molti della mia razza di pietra risiedono a Gallumir. Possiamo essere svegliati con una piccola spinta, non con un bacio. Ti prego, niente baci. Non siamo tipi affettuosi. Tu hai uno studio? Io mai credevo tu ama lettura. Usi monocolo, sì. Di allenamento, Bello stile! Di periodo macabro! Attento a lava, Dan! Credo che cremazione non è tuo stile! Quella è chiave runica, Dan! Mettila in artiglio di porta runica e... apriti sesamo!
cercando Zaro. Il padrone, come ama farsi chiamare, lascia una traccia d'etere verde e di zolfo dove passa. Cerca questa odorosa scia e sarai sicuro di essere sulla pista giusta. Oh, mappa di Gallumir! Aiuterà noi a viaggiare per regno! Il cimitero. Non avrò mai delle tombe nel mio giardino. Rovinano l'atmosfera. Percepisco Zarok molto vicino. Forse addirittura in collina che sta dietro al cimitero.
Allarme malvagio! Zarok è dietro a questi cancelli! A trovarsi col demone del mausoleo! Escogitare piani malvagi! E a fare il cattivo in generale. Se fossi un eroe fallito e orbo, sparirei, amico. Benvenuti alla sala degli eroi. Buona visita. Si raccomanda ai visitatori di uscire silenziosamente. I vicini si sono lamentati. Benvenuto, messer denutrito, alla sala degli eroi. Dove i più audaci guerrieri della storia passano l'eternità a banchettare, a lottare e a cantare stonati. Se ti crederanno meritevole, potrai persuaderli a darti una nuova arma. Nel tuo caso, ti andrà bene se ne uscirai con una fionda. Forza, Twiggy! Capitan Fortescue, sta andando bene la battaglia? Un intoppo temporaneo, ne sono certo, Sire! Quelli erano bei tempi! A divertirci, a buttar giù boccali di birra e le battaglie! Anche quelle erano divertenti! Vorrei tanto darvi una mano anche ora! Ma aspettate! Potete prendere la mia balestra! L'ho usata nella battaglia di Gallowmere! Dopo che vi uccisero, colpì il campione di Zarok, Lord Cardok. Che bel colpo! Dritto nell'occhio a 300 passi! Non che sia una cosa buona colpire qualcuno in un occhio, signore!